Certo, avevo la camicia nera, nera come questa qui. Vedrai, camicia nera pure te. Era un battaglione italiano, il 196. E lei faceva parte di questo battaglione? Sì, facevo parte del battaglione 196. Avevo il grado di maresciallo. Eymoy Isman è alto, magro. Veste una vecchia camicia e altrettanto vecchi pantaloni. Ai piedi, le immancabili ciabatte infradito, come tanti in Somalia. Ha la pelle segnata e gli occhi leggermente appannati, con il carico di anni e di lunga vita vissuta. Ma 88, comunque, non li dimostra. Faccetta nera, bella abissina, quando saremo insieme a te? Cantavamo così quella volta. Sembra ricordarsi improvvisamente di qualcosa. Fa un cenno, come dire, venite con me. Ci conduce a poche decine di metri più in là. Vedete? È uno di quelli che metteva Mussolini. Un cippo, una grossa pietra miliare. Si intravede ancora il fascio littorio e l'indicazione dei chilometri di distanza da Mogadiscio, la capitale. 90. La cittadina, allora, si chiamava Villaggio Duca degli Abruzzi. Ora porta il nome di Johar. Isman fa il guardiano del piccolo ospedale gestito da cooperanti italiani, ma dentro di sé fa il soldato, come ha sempre fatto per gli italiani. Fa il maresciallo e forse si sentirebbe più a suo agio con addosso una divisa, anche se preferibilmente non nera. Ho sempre lavorato per gli italiani. Lo ripete più volte, con orgoglio. E mentre parla, assume una postura lievemente marziale, come se a nominare il passato ci si dovesse mettere sull'attenti. Quando gli italiani erano qui, io facevo parte del 196esimo. Ero militare del 196esimo battaglione. Era il 1935 e nel 1936 sono andato in guerra contro l'Etiopia. Eravamo molti somali. Gli italiani erano tutti comandanti, tenenti. C'era anche il generale Graziani. Dell'ospedale custodito da Isman fece in tempo a fare un servizio Ilaria Alpi prima del tragico 20 marzo 1994, proprio lo stesso giorno in cui la missione Ibis si ritira dalla Somalia. Ilaria Alpi e Miran Rovatin vengono assassinati a Mogadiscio. Dobbiamo partire. Isman ci saluta con la mano tesa sulla fronte, con un gesto lento e un po' solenne. Non poteva che essere così. Noi andiamo. Lui rimane.